La pace del Signore sia con tutti noi, cari nella grazia. Oggi pomeriggio volevo farvi partecipe alla mia gioia nel mio giardino, dove passo il tempo quando ho un po' di tempo libero. E qui ve lo mostro, sapendo che già vi avviso, qui il freddo è finito adesso, il ghiaccio, la neve e la temperatura bassa. È per questo che la produzione deve ancora iniziare adesso. Adesso giro il quadro, se ci riesco, e ve lo mostro. Ecco, ci sono riuscito, come ben vedete è tutto ancora da ripristinare, non so se riuscite a vederlo, questa è una delle mie cabine, vedete, di plastica per il freddo, ve la faccio vedere all'interno, l'ho già seminato. Qui ho seminato un po' di tutto. Stanno per già per uscire qualcosa. Sicuramente passerà ancora qualche settimana per vedersi. Comunque già la prima foglia già è fuori. Tante cose già stanno per uscire. E già vedete, sta spuntando il primo frutto già sta spuntando, ne sono fiero, guardate, la più bella gioia quando va vedendo uno queste cose, vedete, anche qui già sta spuntando, perfetto, sono tutti già quasi fuori, con questo caldo che sta facendo adesso questi 2 giorni. E proprio che sono messi dentro questo tunnel, presto usciranno e saranno fuori e avrà la produzione. Qui ancora è da seminare, da coltivare. Vedete? C'è un po' di tutto. Adesso questa settimana se ho tempo devo mozzafiare, qui c'ho le fragole che devono essere pulite, vedete le fragole? Serve per i tomati. Queste, quelle là sotto blu sono pure mie, ce ne ho ancora quattro giardini là sotto, vedete, questo è tutto mio, qui ho seminato le fave, vedete i buchi? Fra giorni spunteranno. Questi sono alberi,
L'albero grande è di noce. Questo è l'albero di mele. Sono alberi anche di qualsiasi frutto. Queste sono tutti i semi che ho fatto. Vedete? Tutte per preparazione. Questo è un altro tunnel. Vedete qui? Qui stanno uscendo i semi. Qui la temperatura è più calda. Vedete? Sta uscendo tutto adesso. Questa è la gioia, guardate. Qui ho le zucchine e i citroli, vedete? Zucchine. Qui ho messo sparacello, vedete, sta uscendo, vedete? Vedete, già è fuori. Che bellissimo, guardate, è piccolino, forse lo vedete. Sta uscendo. Che gioia, vedete? Questa è la gioia del Signore che mi dà quella pace, quella tranquillità di poter condividere anche con me stesso e con il Signore e con tutti voi. Ce n'è un'altra serra qua, ce n'ho tre. Questa è e spinaci, vedete la spinaci? La spinaci ne ho mangiata tante quest'anno. Tutte queste, tutte spinaci. Vedete? Tutta spinaci quella. Quella è la mia baracca. Faccio vedere anche qui all'interno. Non so se vedete, qui c'è un albero di olive che quest'anno il freddo è stato così forte che l'ha fatto quasi distruggere più della metà, vedete? Però adesso si riprenderà. Ho pregato tanto. Mentre lo vedevo morire, quante preghiere che ho fatto, tantissime. E il Signore sicuramente lo farà riprendere. Anche che un albero, ho avuto quella compassione per quest'albero, l'ho piantato con gioia, ci ho fatto anche il tunnel per proteggerlo, ma è stato così forte il freddo che purtroppo dobbiamo aspettarci tutto. Vedete, questa è insalata, insalata rossa. Questo era un albero di limone, me l'ha proprio distrutto, vedete? Me l'ha ucciso, il limone. Queste sono cipolline. Questa settimana le devo trapiantare fuori, queste cipolle, vedete, già sono abbastanza grandi. Questa è la spinacia, vedete che è grande qui, è bellissima. Adesso sta uscendo un po' tutto. Qui sono tutti tomati, ho fatto tomati, anche insalata, sparacello, broccoletti, broccoli, in questi vasi ci sono delle semi speciali per gli alberi. Vedete? Spinaci. Vedete la spinacia che bella. Questi sono zarchi. Zarchi. Zarchi, vedete? Qui dietro c'è ancora un altro giardino. L'albero di mele sta spuntando. Adesso sta spuntando la vegetazione nell'albero.
di mele. Vedete già, sta spuntando adesso. Vedete i fiori? È bellissimo la natura. Dio ha creato una natura così perfetta, meravigliosa. Questa è tutta spinaci. Spinaci, bellissima. Questa settimana devo dargli una bella pulita dappertutto, se avrò tempo. E sicuramente il Signore mi darà tempo questa settimana. Qui è tutto seminato. Ieri ho seminato qui i ceci. Ho seminato i finocchi selvatici ieri qua. Quello che vedete affacciato sono zarchi, zarchi selvaggi. Sono squisiti, con la salsa, quando li cuoci con la salsa sono meravigliosi. Meraviglioso. Questi sono tutti broccoli e cavoli. Meravigliosi. Qui è tutto seminato, ho seminato tutto. Quelle sono le provette che l'anno scorso ho fatto la produzione, adesso devo pulirle, devo rifarle di nuovo. Quello è il tavolino dove ci sediamo quando all'ombra del sole facciamo pausa. Questo è tutto l'albero di noce che vi ho fatto vedere poco fa. Guardate che grande. C'è una produzione di noce molto elevata. Ecco, questo è tutto il mio giardino. Qui c'è l'aglio, devo pulirla. Spinaci. Qui questa settimana, se ho tempo, devo seminare le patate in questo piccolo spazio. Qui c'è la pace. Uno che ha bisogno della pace dovrebbe venire qua. Vedete? Vicino a tanta gente che hanno veramente gioia di condividere l'amore del Signore. Gloria a Dio, gloria a Gesù. Alleluia. Questa è la mia baracca. Questo è il mio tavolino, le mie sedie. Qui c'è il gabinetto. Perfetto, vedete che bello. Bene. Che la gloria di Dio e la pace del Signore benedica ognuno di voi nell'amore e nella grazia del suo figliolo Gesù Cristo. Adesso faccio una piccola preghiera per ristabilizzare il vostro amore, per ristabilizzare ancora l'ansia che avete e ciò che desiderate. Mettetelo davanti al Signore come ho fatto io. Tutto questo che mi ha dato il Signore l'ho chiesto con amore e il Signore si è fatto sentire nelle mie preghiere. E ogni giorno sempre prego per avere qualcosa da condividere con il mondo, con il popolo di Dio. E Padre Celeste,
in questo momento veniamo davanti ai piedi del tuo figliolo Gesù Cristo per dare gloria a te Padre e al tuo figliolo Gesù. Vogliamo metterti soprattutto tutto chi non ha niente, che possa ottenere tutto quello che sta desiderando con tutto il cuore, Padre. Desidero che ognuno possa possedere tutto ciò che desidera con tutto il cuore, Padre. Aiutali, sostienili e portali avanti, Padre mio. Tutto questo te lo chiedo nel nome del tuo figlio Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto in eterno. Alleluia. Gloria al tuo santo nome, Signore. Alleluia. Vi lascio con la pace del Signore, fratelli cari. Dio ci benedica, sto chiudendo. Ci vediamo stasera in webcam. Dio sia lodato nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Vi faccio vedere ancora all'ultimo del video. Con tutto il cuore vi amo veramente, che la pace sia con tutti noi. Io un saluto a tutti quanti, uno per uno. A Gabriele, Dio ti ama, ti saluto nella pace del Signore, ti benedico. A Lino di Guida, ti benedico, a te tutta la tua casa, tutta la tua famiglia. A Giallo 40 Club, sia Dio ti benedica, a te tutta la tua casa, tutta la tua famiglia. A Fabio Trovato, ti benedico, a te tutta la tua famiglia. Fabio Trovato scrive che Dio ti benedica. Grazie Fabio, ti amo. Ti amo. Nell'amore della grazia di Dio, di Gesù Bianco, per questa gioia che tu hai condiviso, che il Signore ti si manifesti in te e nella tua casa e ti dia quello che hai bisogno, quello che stai chiedendo, nell'amore, nella gioia del figlio suo. Pace Fabio, a Filippo Nappi che sta guardando, ti benedico nel nome di Cristo Gesù. A Lina di Giuda che dice amen, amen Lida, Lina, Dio ti benedica. Angelina scrive, Dio ti benedica. Grazie Lina, grazie a tutti, pace del Signore. Preghiamo gli uni e gli altri che possiamo ottenere tutto quello che il Signore vuole. Lascio qualche informazione in questo sito. Chiunque può entrare nel mio sito. Si chiama www.gesulalucedelmondo.it. Ricordatevi, lo dico di nuovo. Se nel caso, quando finisce il video, potete scaricare il video o potete vederlo e bloccarlo nel momento che dice il nome, così lo sentite meglio. www.gesulalucedelmondo.it. Scrivetelo in internet, entrate nel mio sito e il primo link che viene sopra è il link della clinica che ho costruito in online. Presto sarà qui la clinica, in questo spazio meraviglioso, guardate che bello qui. Ognuno può venire a riposarsi qui 10 giorni, 15 giorni nella pace del Signore e poter essere guarito da tutte le ansie, da tutte le difficoltà del mondo che ci sono. Guardate che pace che c'è qui, ve l'ho fatto vedere. La pace, la gioia, la meraviglia in Cristo Gesù. Gloria a Dio e gloria a Gesù. Pace, chiudo. Quando entrate nel mio sito, nel primo link, entrate nella clinica e postate nella clinica la vostra gioia. E quando entrate, guardate ciò che c'è dentro la clinica, come tutti sono gioiosi, perché hanno trovato la pace. Non sono io che do la pace, ma è Gesù. Gesù benedice ognuno che sta cercando qualcosa.
Lina di Giuda scrive: da quale città parli? Sono qui in Germania, Darmstadt, Rheinheim. Io abito a Rheinheim. Sono in questa zona. Questo Darmstadt si trova a mezz'ora distante di Francoforte. Potrai capire meglio, Francoforte è universale. Sicuro sai, hai sentito nominare Francoforte. Siamo a mezz'ora di distanza da lì. Bene, chiudo. Pace del Signore Lina, ti benedico. Ti raccomando, vieni in WhatsApp e scrivi il tuo nome in WhatsApp, perché WhatsApp non gli dai i nomi come Facebook. Chiunque può entrare e poi guardare il mio sito, ci sono altre cose, ci sono altri gruppi. Scendendo trovi un altro link che dice link WhatsApp, Telegram, Facebook. Ci sono gli altri miei profili, Angelo Picone, le mie pagine, i miei gruppi, tutto c'è. C'è la ricchezza di Dio. Sono dal 94 che metto benedizione là dentro. E prima che li guardi tutti passerà un mese per guardarli tutti. Dio vi benedica. Pace, sto chiudendo. Amen.